Bere e cioccolato, ragazzi, rimanete fino alla fine per scoprire come fare questa meraviglia. Prendiamo quattro pere e le sbucciamo. Una ricetta con le pere, da quanto tempo, Diana? Questa volta sì, per cambiare. Ora taglio le pere a metà, poi di nuovo a metà, poi rimuovo il torsolo e adesso le taglio a fettine abbastanza sottili, guardate, pochissimi millimetri. Una volta tagliate, vado a mettere le pere in una ciotola. Aggiungo della cannella. Qui io vado a occhio, quindi mi raccomando, aggiungetene quanta ne volete. Non c'è una regola precisa. Pere e cannella sono il connubio perfetto. Buonissime. Aggiungo anche un cucchiaio raso di zucchero. Do una mescolata e ora le metto da parte. Ora in un'altra ciotola vado a rompere tre uova. Aggiungo anche 80 g di zucchero e comincio a montare con le fruste. Siamo quasi, ragazzi! Perfetto, ci siamo! Guardate che bella consistenza, super super spumosa e chiara, così dovete ottenerla anche voi, mi raccomando. Ora aggiungo 100 g di farina, io sto usando quella di grano saraceno, voi potete utilizzarne anche un'altra se non vi piace questa, insomma scegliete una con cui vi trovate bene. Aggiungo gradualmente e mescolo delicatamente con la spatola. Ora aggiungo anche 80 g di margarina vegetale, noi la facciamo in casa, voi potete farla in casa oppure usarne un'altra. La mia è sciolta a bagnomaria, mi raccomando fatelo anche voi. A questo punto vado ad aggiungere 150 g di bevanda vegetale, qui sto usando quella di soia, ma va benissimo anche quella di mandorle oppure un'altra che vi piace. Alla fine otterremo, vedrete, un composto molto molto liquido e deve essere proprio così, non spaventatevi. Lo aggiungo gradualmente. Aggiungo anche 6 g di lievito in polvere per dolci. E adesso aggiungo le pere. Mescolo bene il tutto. E ora verso il tutto in una pirofila rettangolare 20x30 cm. Io l'ho ricoperta con un foglio di carta da forno. E vado a versare il tutto all'interno. Ora decoro con delle gocce di cioccolato fondente. Diana, stai colpendo tutti i miei punti deboli, le pere, il cioccolato, poi... Poi vedrai alla fine quando assaggerai. Ok. E ora in forno, nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per 35-40 minuti. Ragazzi, ma nel frattempo vi chiediamo il vostro immenso supporto, lasciate un mi piace a questo video e condividetelo, mi raccomando, per noi è fondamentale ed è solo grazie al vostro aiuto e supporto se noi siamo qui oggi e riusciamo a condividere tutte queste bontà con voi, quindi continuate a supportarci, mi raccomando. E vi ricordo che ci siamo anche su Instagram, ci chiamiamo Diana e Alessio, anche lì siamo attivi, quindi vi aspettiamo. Allora, siamo pronti, io ho sfornato questa bontà dopo 35 minuti, vi dico solo che in cucina c'è un profumo... Lo potete Delizioso. immaginare, sì. Quindi, guardate qui cosa abbiamo. Oh, Wow! hai visto? Sì, però adesso vogliamo vedere il taglio, vogliamo vedere tutto il Tutto, resto. certo. Adesso noi lo spostiamo sul tagliere, così possiamo rimuovere la carta forno. Ma non è finita qua, vero? Assolutamente no. No, Ah, non poteva mancare il tocco finale di Diana. Cosa abbiamo qua? Cioccolato cioccolato. fondente sciolto. Bravissimo. Andiamo subito, subito, subito a guarnire questa meraviglia con il cioccolato. Ragazzi miei, che vi devo dire? Giudicate voi stessi. E infine, granella di nocciole tostate. Non può mancare, Diana. Non No. vedo l'ora di tagliarla e vederla, ma soprattutto assaggiarla, perché sarà veramente E lo faremo incredibile. subito, adesso. Allora, tagliamo prima a metà, poi di nuovo a metà. Cioè, ragazzi, io non so voi cosa ne pensate, ma questa si mangia con gli occhi. Andiamo a vedere all'interno. Wow, no, vabbè, ma questa sarà una goduria immensa, Diana. È proprio cremosa, buonissima, io non vedo l'ora di assaggiarla. Prontissima. Sei pronta? Dai. Com'è? L'ho visto dall'espressione della tua faccia. Aspetta, mi devo proprio immergere in tutti i sapori.
spaziale.